via. Andiamo di qua. Del film è la storia di un gruppo di ragazzi, sono quattro ragazzi e una ragazza sole, che nel film è Cristiana Capotondi, e entrando in contatto con questi ragazzi che sono dei writers scoprirà un mondo nuovo, ma principalmente scoprirà se stessa. Ma che è questo? Sì, è lei. Ma che si è messa addosso? Parenziamo pure. Nell'incontro che fa con un ragazzo che è Pierpaolo, questo innescherà a lei una sorta di grosso mutamento, per cui lascerà il fidanzato che aveva. Pierpaolo, che è innamorato di lei, la porterà nel gruppo quasi per affascinarla col suo mondo, per cui i riders che fanno azioni quasi illegali, questo sfidare le istituzioni. Poi lei si innamorerà di Alex, il miglior amico di Pierpaolo, e quindi avremo poi una sorta di conflitto forte ed amicizia e d'amore, due amici che si innamorano in qualche modo della stessa ragazza. Forse non sai quel che darei perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Io credo che Sole in quest'ambito è un po' una stronzetta, perché potrebbe, secondo me, dagli atteggiamenti per Paolo avrebbe potuto anche capire che in realtà c'era un sentimento. Quindi nella vita anche, cioè, sarebbe figo se poi uno dicesse: no, guarda, scusami, ma io ti voglio solo come amico. Cioè, lui ci crede fino alla fine e poi succede quello che succede. Ci sarà, forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te, vorrei rinascere. Credo che sia un po' la sintesi di un'epoca che stiamo vivendo, dove ci sono ragazzi che, pur di lasciare un loro segno, a volte rischiano come se stessero compiendo un furto o qualcos'altro, non è soltanto per lasciare un segno, una sorta di testimonianza che ci sono anche loro. Allora, Danielino! Daniele! Che si arrampica, ragazzi! Allora, aiutiamo! Ragazzi, la storia è tristissima! Mi prova, è tristissima! Mi sono allenato! Ciao, ragazzi! Come una fune! Mi prende troppo! Ma non ha detto dove si può! Ma ce la fa! Attento! E qua da noi! Dai! Non ride mentre scende! Dai! Guarda che ti fa male! La chiappa, la prima! È la chiappa, sì, ma... Eccolo, ecco, è arrivato Eccole! I camerini erano così spartiti, in quello centrale c'ero io, da un lato Primo e Daniele, che praticamente passavano la maggior parte del loro tempo a chiudersi nei bagni, a mettersi il sapone nel cestino, ad urlare, a sentire la musica, e dall'altro lato invece Ludovico e Mattia, che avevano raggiunto una sorta di rapporto tipo marito-moglie, per cui sentivo delle litigate pazzesche ed era divertentissimo, perché realmente sembrava di avere a che fare con una coppia di, non so, fidanzati, era... Devo dire, è stato molto divertente. Abbiamo già andato a salire, no? Come lo vedi tu? Come lo vedi? Come? Bello, vedi? Sì, mi sembra. Lo vedi alla grande? Ora come lo vedi? Non lo vedo. Ora non lo vedi.
adesso non solo è un tipo enigmatico, no, enigmistico. Sì, un po' sudato pure. Primo, figurati. È arrivato, come dice lui, il capitano con la fascia, no? Il numero 10 dietro. Ma sta zitto, ma falla finita che sei un bambacione. Ti regalare un sorriso? Sì. È bello come regalare un gioiello prezioso. Ma vaffanculo. Va. Sei al cinismo. Ciao ragazzi. Lui è cattivo dentro. Ma non è vero. Guarda, chiedi. Cristiana! Che so cattivo? Eh? So cattivo. Perché? Sono cattivo? No. No, niente, dice che sono cattivo. È cattivo dentro. No, è troppo bello. È troppo bello. Bella una piotta. Quei compagni, tutto bene. Tutto bene, veramente tutto bene. Ci amiamo, ci vogliamo bene. Allora, Primo Reggiani dovrebbe morire di una morte violenta. Ci sono stati atti di nonnismo. Questo è una cosa che mi dispiace perché, insomma, siamo grandi, siamo gente matura, la leva obbligatoria non c'è più, il militare, cioè queste cose, veramente, queste scene marziali sono state veramente terribili. Ma chi è sto cretino? Se volevamo far beccare subito. Scusate. Scusate. Ma quando è che ti impari a spegnere sto telefono? È Paola, dai, un secondo. È Paola? Ciao, Paola. Amore mio. Paola, deve sapere. Amore mio, Luce. Ma Luce di Luce. Ma Luce di che? Io, povero diciottenne, contro 22-25 anni, chiuso in bagno, tu entri, fai pipì credendo che il tuo compagno ti voglia bene, e invece toglie le chiavi e le mette dall'altra parte e tira due o tre mandate. Però grazie a Dio abbiamo praticamente le pareti molto spesse dei camerini, quindi ho chiamato Cristiana Capodogni che mi è venuta a salvare. Stufo di fare queste cose dove, cioè, poi guardi le interviste e tutti quanti no, ma io sono stato da paura perché comunque, cioè, è bravo, è una bravissima attrice, è un bravissimo attore, responsabile. Allora, con Cristiana Capodondi, la solita aria, sta lì, io sono Cristiana Capodondi e voi siete in cazzo, è su e giù, quindi non mi sono trovato bene. Ludovico Fremonte è un matto, Ludovico Fremonte credo che abbia grosse turbe psichiche. Per quanto riguarda quel ragazzino che fa Emiliano, si chiama Daniele, come si chiama? No, davvero, come si chiama? De Angelis, Daniele De Angelis. Sì, bravo, ma non arriva proprio, cioè, non è nessuno. Io faccio quel cameriere fino a 3 mesi fa, adesso eccomi qua, insomma. Mi aspettavo che nel mondo del cinema se la sentissero un po' di più, diciamo, fossero un po' più altezzosi, e invece no. Questo mi è piaciuto. Col motorino sono passato nel tratto di metropolitana scoperto che c'è tra piazzale Flaminio e il quartiere Prati e ho visto passare una metropolitana piena di disegni. Dico, pensa che bello, tu sei un rider, un ragazzo che disegna sui treni o sugli autobus e poi vedi la tua opera viaggiare per la città. Quindi l'idea della città come un grande museo dove far viaggiare le proprie opere. Pezzi per noi sono dei writers veri, quindi noi ci siamo fatti raccontare da loro la loro vita. Abbiamo scoperto che in realtà di notte vanno in giro come se fossero dei ladri, ma vanno solamente a fare dei pezzi. E raccontando il mondo dei writers scopri un mondo di persone che sino ad allora le vedevi scritte sui muri e poi dietro alla scritta scopri la persona e anche un po' i valori e gli ideali che vengono trasmessi. Conosco alcuni writers veri nella realtà, ne conosco uno che per esempio dipinge dei Gesù in ogni piazza d'Italia in cui lui va,
sono delle persone, i writers, cioè, tranne a parte quelli che mettono solo la loro firma e non si capisce perché, ma quelli che veramente fanno delle opere d'arte sono veramente degli artisti. Gli artisti che utilizzano un altro modo di esprimere la loro arte. Ma è vero che il comune vi ha dato degli spazi per fare i vostri lavori? Ma a noi che ce frega? Tu ci andresti a pescare in un posto sapendo che dentro ti ci hanno buttato il pesce apposta per fartelo pescare? Dove ci pare e quando ci pare. Se no che gusto c'è? Uno si prepara quasi un mese magari il posto dove andare, il momento in cui farlo e poi tira fuori un po' di se stesso. E in più c'è tutto il rischio dietro, perché sappiamo che insomma dipende dove li vai a fare questi tag. Il graffiti, il disegno è una forma artistica anche di ribellione, ma non di violenza. E tutto è partito dall'America. Per esempio a Venice Beach, lungo il mare, fighissimo, ci sono dei graffiti pazzeschi. Io andavo a fare rollerblade e sei immerso tra questi colori. It's cool, it's happening, man. Io di mio un pochettino so disegnare, quindi qualcosina a livello grafico sapevo farla, però è tutta un'altra cosa. Cambiano le prospettive, cambiano tutte le linee, infatti ho provato ogni tanto con le bombolette a fare qualcosina e... è difficile, ho fatto delle merde allucinanti. Quando ero negli Stati Uniti, era giusto l'inizio, penso, del movimento dei writers, non se ne parlava molto, ma si vedevano. Non erano così, diciamo, presenti dappertutto, come poi è successo dopo. Ma in quanto a scritture, a tracce sui muri, la cosa più fenomenale fu assistere alla nascita di un certo Keith Haring. In ogni stazione c'erano questi segni strani, delle specie di bambini a quattro zampe, oppure di persone con tutti questi raggetti intorno. Ci si chiedeva ma chi è? Poi man mano le firme, poi man mano altra produzione, insomma è uscito fuori Keith Haring, nato nelle metropolitane. I writers, io non conosco tanto il mondo dei writers, sinceramente. Volevo leggere dei libri, ma poi perché in notturna giriamo, quindi non l'ho Are you going to do work for us? Mm-hmm. I wanna pure questo se muovo dai. Dai. E Giancarlo Scarchini. No, Giancarlo è una bravissima persona, io ci ho già lavorato, abbiamo fatto un film insieme molto divertente e con Giancarlo mi sono trovato sempre bene, perché è uno dei pochi registi che lavora molto con gli attori e questo a noi ci piace. Tutte e due siamo trasteverini, per cui col motorino mi passa, mi suona, oh facciamo le prove, allora che fai, ci prendiamo un caffè, capito? Che non è una cosa che succede sempre, specialmente anche sui film americani è completamente diverso, questo è più familiare, è bello. Ti ho chiesto qualcosa? Ma cazzo, te menavo! Tu fatti i cazzi tuoi! Vattene! Vai! Affanculo tutti! Stop! Faccio io! Tutto lo scherzo, dai, sì, ma... È pagata, non è che... Grazie. Io odio il regista! Lui, ogni cosa che io proponeva, lui me la negava. Il personaggio lui l'aveva scritto così, sulla pietra, e io non potevo farci nulla. Appena potevo uscire lui mi tagliava le gambe, dava le bacchettate. Tu non vuoi capire. Se le bombolette ci servono per compiere azioni illegali, ce le dobbiamo procurare. Perché non lenti? Ho fatto una pausa sbagliata. Esatto. E dopo? Infatti, devi fissartelo. Pausa solamente prima di dire una parola. Mi dici ho capito e poi mi fai la pausa sbagliata. Quindi non mi dici ho capito, fallo. Ok. Molto bene. A parte la sua figura sul set è alquanto
misteriosa. Tu lo vedi arrivare con questo cappello, con la sciarpa e l'impermeabile, sembra un po' Jack lo Squartatore degli anni 2000, capito? Poi è alto, c'è questa imponente figura nera che ti fa: no, senti, sì, no, ma ho capito quello che vuoi fare, però no, ti sto dicendo, infatti non è che ti sto dicendo, per me va bene, però no, diciamo no. Il regista è un po' rompicoglioni, però insomma. È una persona che non ha mai lasciato idealmente il mondo dei giovani, che insomma prima di essere un regista proprio un grandissimo amico e con il quale abbiamo pensato di realizzare questo film già 2 anni fa, è una cosa alla quale abbiamo tenuto molto, ci abbiamo lavorato molto, siamo rimasti uniti, poi ci siamo trovati così a battere il primo ciak dicendoci quasi: oddio, ce l'abbiamo fatta, è strano. Silenzio! C'hai le tonsille infiammate.